ragazze, bentornate in un nuovo video. Oggi in questo Get Ready With Me, questo Mi Preparo Con Voi, vi racconterò tutte le cose che sono successe ultimamente, perché sono stata distante dal canale. Inizio truccandomi, così vi tolgo un attimino questa prospettiva di occhiaie abnormi che ho oggi. Mi sono anche abbastanza sbiancata perché il mare non l'ho visto proprio, anche avendolo vicino. Penso se ne parli ad agosto, seconda settimana di agosto. Utilizzo questo prodotto di Clinique, che è un contorno occhi defaticante. Ho ricevuto tantissime cose da Clinique ultimamente e questo ve l'avevo fatto già vedere in una stories. Molto carino come prodotto. Vado a spalmare direttamente col tappino. Vuole un bel contorno occhi idratante, specialmente per me che uso tantissimi prodotti per coprire le occhiaie. Oggi è più scura del solito, infatti domani dobbiamo andare al mare fuori. Non ci posso andare, anzi no, che dico, mercoledì avevamo organizzato di andare al mare fuori con amici. Niente, non posso andarci. Allora, vado a correggere le occhiaie con questo prodotto, che si chiama Fauna, è nella palette di Paula P, insomma quella per il contouring in crema. Io adoro questo prodotto e sta quasi finendo, infatti devo provare a scrivere a Paula P, perché non sono riuscita a capire se hanno questo prodotto in refill, perché io lo adoro, o se insomma se c'è soltanto in questa palette. Però dovete credermi, un pesca e un arancione, non troppo arancio, però dosa bene, cioè non ho mai trovato un prodotto di questa colorazione che copra così bene le occhiaie, perché non è proprio arancio, quello lì magari adatto proprio a pelli scurissime, nere. Vi racconto cosa è successo il mio compleanno. Partiamo dal 23 luglio, vi racconto, il giorno prima del mio compleanno, perché il mio compleanno è stato il 24 luglio. Trovo Celeste assolutamente pazzo, perché mi dice, facciamo così, andiamo al centro commerciale, voglio regalarti qualcosa, so che ti piacciono gli abiti, ci sono i saldi, eccetera, eccetera, e li voglio anche scegliere io qualcuno per te, insomma, per fare anche, che ne so, un video, il mio ragazzo mi compra gli outfit, sapete, una cosa carina che comunque avrebbe scelto lui. Bene. Nel frattempo utilizzo questo prodotto di NYX, che è il Total Control, e nella tonalità 12. Prima la miscelavo a 14, ma mi sono sbiancata, come vi dicevo. Sì, io lo butto direttamente così, a gocce in faccia. Comunque, andiamo al centro commerciale e io mi distacco, insomma ci distacchiamo, cioè sto a vedere i vestitini, eccetera, eccetera. Io mi ricordo precisamente, come spesso accade, mi piaceva una maglietta troppo carina, era in saldo, bellina, e ero convinta che potesse piacere anche a mia sorella. E che cosa faccio? Faccio una foto, scatto una foto su Facebook, gliela mando in privato e dico: ti può piacere questa maglia? C'è la tua taglia, la prendiamo. Mia sorella mi dice: sì, mi piace tantissimo, prendila anche per me se puoi. Ok, io dico: non c'è problema. Poso un attimino il telefono in borsa. Il tempo, ragazze, il tempo di prendere la maglietta e riprendere il cellulare per dire a mia sorella: guarda, te l'ho presa. Il mio cellulare non c'era più. È stata una sensazione bruttissima, la stessa che avevo vissuto pochissimi giorni prima per quanto riguarda il computer. E non vi dico che il colpo è stato duro. Il colpo è stato duro perché a distanza di pochissimi giorni, insomma una settimana, quanto cavolo era passato, mi sono ritrovata a rivivere la stessa situazione. In quel momento l'unica cosa che volevo fare era entrare su iCloud e insomma bloccare il telefono, farlo suonare, controllare il mio iPhone, perché era stata veramente una cosa di una frazione di un minuto, ma nemmeno. Quindi è stata proprio una cosa rapidissima, fatta da professionisti, una zoccola che probabilmente era là dentro, perché in quel momento ero circondata da tutto, cioè c'erano solo donne in quel momento, in quel pezzettino di reparto, perché il minuto e il secondo era quello. Chiamo Celeste, insomma lo vado a recuperare dall'altra parte e gli racconto dell'accaduto. Lui quel giorno non aveva connessione, quindi non poteva connettersi ad iCloud, insomma, e fare il suo servizio. Lì per lì ho fatto un errore, non ho chiamato subito le forze dell'ordine in quel momento, però vi spiego il perché. Presa dalla rabbia di quello che era successo, che mettete che mi era successo anche un altro furto giorni prima, presa dalla rabbia, dalla paura, perché quel giorno che cosa era successo? Stavo con mia nipote
praticamente c'è il blocco dell'iPhone. Prima ci vedevamo i cartoni, che ne so, qualche volta la mattina sul PC, che io li tenevo, quelli di Sofia che piacevano a lei, insomma, varie cose. Visto che comunque il PC non c'era, disse: beh, infatti vi faccio vedere dal cellulare. Il cellulare dopo un po' si blocca e logicamente la bambina sbloccandolo me lo andava sempre a bloccare. E dissi: tolgo un attimino per questa volta il blocco al cellulare. Proprio quel giorno, presa dalla paura perché comunque c'avevo vari file, anche delle applicazioni, che ne so, sul sito delle carte di credito, della PostePay, tutte queste cose. L'unico mio pensiero in quel momento è stato: oh cazzo, questi adesso se entrano sul sito lì dell'applicazione, delle poste, quello che cazzo sia, che ne so, che fanno qui, se sono andata praticamente in ansia, in paranoia. Aspettate un attimo. E ho deciso di scappare a casa e andare a togliere tutte le password, tutte le varie cose ed andare a fare la denuncia. Quando vado a fare la denuncia, insomma, vado a casa, blocco il telefono e tutto. Quando vado a fare la denuncia, erano quasi le 7 meno 10 e andai e mi dissero: no, torno domani mattina perché praticamente adesso stiamo chiudendo il reparto delle denunce. Adesso io sorrido perché, insomma, non è che posso abbattermi, anche se là, lì per lì in quel momento, come se non avevo provato nessuna sensazione, soltanto di noia. Cioè, io ero annoiata perché ho detto: mamma mia, un'altra volta. Cioè, raga, ma com'è possibile? A distanza di pochissimo tempo, pochissimi giorni, nello stesso mese, proprio quando uno ce l'ha piene ormai, e io zitta, muta in macchina, torno a casa, Celeste morto peggio di me. E proprio a un certo punto mi libero, tipo in macchina inizio a pensare, no? Il computer, il telefono, i soldi del corso, improvvisamente tipo mi esce una lacrima così, senza nessuna emozione, solo una lacrima così, avete presente quando mi fate un buco? L'unica reazione che riesco ad avere è questa mezza lacrima e la testa sbattuta per 3 volte nel finestrino, cioè io mi sbattevo con questa testa nel finestrino. Cioè, adesso mi guardava, manco fossi pazza, disse: ma vuoi smettere di buttarti con la testa nel finestrino? Smettere, non fa niente, si ricompra il telefono. Anche io utilizzo questo bellissimo primer potion di Urban Decay, che è nella tonalità Sin. È bellissimo questo primer potion perché, come potete vedere, è insomma illuminante e infatti è shimmer. Infatti lo vado ad utilizzare sempre quando voglio mettere qualche prodotto, qualche ombretto shimmer. Mi vado a truccare con la palette Daily Mood di Mulac, che veramente la sto amando, questa palette è bellissima. Infatti questo colore, tra un po' si vedrà il buco, l'ho utilizzata tantissimo. La sto utilizzando veramente tutti i giorni. È molto bella questa palette, poi ci sono i miei colori preferiti. E vado a fare una miscela tra questo e questo per sfumare. Mi sveglio il giorno del mio compleanno con l'unico pensiero di andare a fare questa benedetta denuncia, mi preparo, vado fuori, accendo la mia macchina e non si accende. Cioè, ragazzi, mi dovete credere, io ce lo racconto, io ve lo sto raccontando, molto probabilmente voi non ci crederete, perché c'è, cioè, roba che se la racconti non ci crede nessuno, ma è successo, non solo questo, poi sentite il discorso, la macchina non parte, vabbè. Non fa niente, chiamo mio cognato che sta per tornare a casa e dico: senti, mi presti la tua macchina? Io vado, mi presta la macchina, alle 9:30 vado, entro, c'è gente, c'è tanta gente che doveva fare le denunce, aspetto un'ora prima di entrare, insomma, io, no? C'erano già gente in fila, aspetto un'ora, entro, racconto al poliziotto, insomma, tutta la vicenda, inizia a scrivere la denuncia. Quando era quasi finita, quando la dovevo un altro po' solo stampare, dovevo scrivere le ultime 2 frasi, boom, salta la corrente. Sentivi i poliziotti nell'altra stanza che gridavano come pazzi: mannaggia miseria! Perché anche loro avevano perso tutti, insomma, tutti i file che avevano scritto. Perché poi gli avevo chiesto: senti, ma adesso sti file si perdono? E lui mi fa: sì, questi file si perdono. Io aspettai lì 10 minuti e questa luce non tornava, la corrente non tornava, quando poi il poliziotto mi dice: senti, fa una cosa, ma che ti stai a fare 3 ore qua dentro? Non ci stavo manco l'aria condizionata, stavamo morendo. Se torno tra un'ora, così sicuramente si sarà risolto il problema. Così faccio, prendo una macchina, arrivo a casa. Fu forte quando lui inizia a scrivere della denuncia. 2 giorni fa, emanata il 24 luglio. Auguri, mi disse, hai visto? Che bel compleanno, mi hanno fatto un bello regalo. Io lo dissi proprio così, con queste testuali parole, mi hanno fatto proprio un regalo fantastico. Sì, arrivato in macchina, torno
torna a casa, nel frattempo viene Celeste, quell'ora prima di andare al lavoro mi porta dei fiori, troppo carini che avevo messo la foto su Instagram. E dopo se ne va, io insomma vado di nuovo in caserma. E un'altra cosa forte, sapete qual è? Nel ritorno a casa, ora vado ad utilizzare questo colore magnifico, nel ritorno a casa io, che non è che corro in macchina, però non c'ho nemmeno il piede troppo leggero, oddio, nei limiti della velocità, eh. Pazza, io quel giorno per tornare a casa, dovete credermi, quattro passi di strada, io camminavo 2 orari. Io camminavo nemmeno 10 all'ora, niente, camminavo pianissimo, pianissimissimissimissimo, perché tenevo il terrore. Dissi, oddio, e mi sono svegliata stamattina e la macchina non partiva, sono andata qua e si è spenta la corrente. Tengo sinceramente l'ansia, la paura che possa accadere qualcosa, vado piano, agli stop, mi fermavo 3 ore così, facevo passare la gente, tipo io passavo quando proprio non c'era nessuno, perché ero terrorizzata. Terrorizzata che insomma che potesse accadere quel giorno. Infatti ho passato quel giorno terrorizzata. Quando poi il pomeriggio sono uscita in autostrada, io stavo tipo con l'ansia a mille. Veramente una giornata da dimenticare, da dimenticare, un incubo. Infatti io qui anche, vabbè, adesso la devo mettere in qualche cartella un pochino più sistemata. Infatti ecco qua, la denuncia l'ho fatta proprio il 24 luglio. Io ve la faccio vedere perché secondo me veramente qualcuno, se glielo racconto, non ci crede, non ci crede. L'altra in realtà non ve l'ho mostrata, ma vabbè, non è che la devo mostrare per forza, però insomma l'altra non l'ho mostrata perché l'altra denuncia l'altra volta non l'avevo fatta nemmeno io, e quindi lì c'erano generalità dei miei familiari, cose che non voglio fare assolutamente vedere. Voi fondamentalmente sapete quando sono nata, quanti anni ho e tutte queste cose. Perché ci sono stati commenti di persone che volevano aiutarvi a livello economico, io non l'ho mai accettato, devo essere sincera, non ho mai voluto accettare nulla. Sì, mi sono arrivati dei pacchetti con qualche pupazzino, tutte queste cose le ho accettate volentieri, però per quanto riguarda a livello di soldi, no. Ci sono stati dei youtuber che hanno fatto delle campagne, per l'amor del cielo, non ci trovo nulla 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 di male, però per come sono fatta io, sinceramente no, preferisco non avere nulla su tutte queste cose, però insomma non chiede. Infatti poi tutti insieme, mia sorella, Celeste, mia mamma, mi hanno ricomprato di nuovo il telefono come regalo poi del mio compleanno, perché poverini, gli avrò fatto una pena, no. Negli occhi di Celeste si leggeva tutta la pena possibile di questo mondo, cioè secondo me gli facevo proprio pena, ma proprio pena. Vabbè, comunque è passata, sono mancata anche tanto da YouTube, penso siano settimane, a parte per il problema del PC che cercherò comunque di risolvere, perché non è che posso stare sempre a chiedere a mia sorella, che a lei serve, e io vorrei caricare con molta più frequenza. Quindi dovrò cercare di risolvere a breve anche la questione del PC. Sono mancata, a parte per la questione del PC, perché il problema era che proprio non avevo voglia, sentivo il bisogno di dover staccare un attimino la. Infatti anche adesso mi sto truccando una ciofeca, proprio perché riparlarne mi innervosisce. Ma poi ragazza, sto calore, sto caldo, io mi sto truccando da quant'è? Penso in 10 minuti, mi sto squagliando proprio. Oh, mi sta anche finendo questa mia eyeliner, la mia preferita, questa di Kiko. L'adoro, l'adoro, l'amo proprio. Il pennello inizia a farsi vecchiotto e l'eyeliner si sta consumando. Puoi avere la mano più ferma del mondo. Viene sempre storta. Ora vado ad utilizzare questo blush di Mulac, che si chiama Climax. Diciamo che il trucco occhi, ragazzi, non nulla di particolare, è quello che faccio sempre. Però in questo video ci tengo tanto a far vedere sia gli illuminanti, perché li sto amando, questi di Mulac, e adesso vado ad utilizzare questi in polvere invece di quelli in crema. Utilizzo questo miscelato un pochino a questo qui. Mi sto trovando divinamente con i prodotti, questi qui illuminanti di Mulac, mi piacciono tantissimo. Anche gli OMG per il corpo li ho utilizzati queste serate che sono uscita con Celeste, insomma ho messo qualche vestitino in più, c'avevo ancora un pochino di abbronzatura ed erano favolosi sul corpo, favolosi. Infatti
Qualcuno mi ha anche detto: ma scusa, che prodotto stai sul corpo? Perché sono bellissimi. Quindi, come vi dicevo, il make-up oggi è quello che faccio di solito, è quello che penso che mi stia anche meglio, insomma, i marroncini, se lo sapete, no? Però ci tenevo a fare vedere gli illuminanti e anche questo prodotto labbra. Ieri, infatti, nelle storie di Instagram, tantissime di voi mi avete chiesto: Fatima, ma che rossetto o matita hai o tinta? Era appunto una matita, soltanto che non ricordavo il numero, ed è della Mesauda, questa nella tonalità 101. Bellissima questa matita labbra. Infatti adesso la vado ad applicare. Finito! Ora questa matita sulle labbra, un colore veramente pazzesco, tipo color coffee, color caffè. È veramente una matita da un colore molto molto bello. Avevo ricevuto questi prodotti di Mesauda un po' di tempo fa e ieri proprio, ieri cercavo una matita del genere, scavavo tra i rossetti e ho detto: ma non ne tengo un rossetto, sono in mezzo a tanti rossetti, non ho un rossetto color caffè. Fammi andare a scavare meglio. Ho trovato lei, ho detto: no, wow, amorosa. Ecco perché sono mancata da un po', ecco perché ho passato un compleanno da incubo, un incubo proprio, beh, dovete credermi, un incubo. E adesso l'ho rimosso dai miei pensieri, però effettivamente ho passato un compleanno di merda, cioè a partire dal giorno prima al giorno dopo. Ora di ritornare ad agosto con tantissimi video, io vorrei farne almeno uno al giorno, ma se uno al giorno forse è un po' difficile ritornare anche con i vlog, almeno un giorno sì, un giorno no, ad agosto che andrò al mare, mi divertirò, farò comunque tante altre cose rispetto a questo luglio che, mamma mia, interminabile. Questo mese di luglio è stato lunghissimo, cioè non ho idea di come possa essere stato così lungo questo mese, per me è stato pesante, pesante, quindi mi sono presa anche un attimino la mia pausa con YouTube e tutto il resto, e perché ho detto deve finire luglio, facciamo finire luglio e poi riprendo a fare tutto. Fatemi sapere quali sono i video che vi mancano di più, se i vlog o qualsiasi altra cosa. Prima che succedesse tutto questo avevo fatto anche shopping e quindi ho tantissime cose saldose da farvi vedere. Noi ci vediamo prestissimo con nuovi video. Io vi mando un grosso bacio e noi come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao, love you!